Salve a tutti, benvenuti qui su StockDroid. Oggi vi spiegheremo come abilitare le barre trasparenti di stile KitKat su Jelly Bean. Google, how much does the Earth weigh? Earth has a mass of 5.9 pounds. Per abilitare queste benedettissime barre trasparenti serve il Exposed Framework. Ora sentiamo che cos'è. No, dico, a parte la parolona grossa Exposed Framework che sembra chissà cosa, al contrario è semplicissimo installarlo. È una semplice applicazione, una pk che va installato e vi permetterà di avrà una sezione download dalla quale potrete scaricare moltissime mod che vi permetteranno di fare qualsiasi cosa vi passa per la testa, come per esempio modificare il colore della barra di stato, anche perché no, mettere le icone bianche in stile KitKat, oppure molte cose. Anche ad esempio aprire le persiane della villa in montagna. Della villa in montagna, c'è una mod anche per questo. Ricordiamo che l'unico requisito è root, ovviamente, quasi per tutto serve root. E scaricate la pick-up che lo trovate in descrizione e andiamo a vedere come si fa. Per prima cosa andiamo ad installare questo benedetto framework. Allora andiamo in un normalissimo file manager e andiamo, vabbè, nella cartella ve lo scegliete voi, ve lo installate la pk che si chiama Exposed Installer. Installiamolo. E lo apriamo subito e dobbiamo andare su Framework e fare installa aggiorna. Dopodiché, vabbè, ricordiamo la scelta per sempre, consentiamo e riavviamo il telefono. Faccio il riavvio, sei sicuro? Vabbè, questa domanda inutile. E vabbè, attendiamo gli anni adesso. Una volta riavviato il telefono, andiamo nell'applicazione Exposed Installer e andiamo nella sezione Download, quando si caricherà. Andiamo nella sezione Download e scarichiamo Gravity Box. Vabbè, l'ho cercato, tanto sono tutti in ordine alfabetico. Sono tutti in ordine alfabetico, lo cercate Gravity Box, la versione, eccolo qua, la versione per Jelly Bean, GB. Scarichiamo questo, l'ultima versione, 2.8.5, vabbè, download e aspettiamo che si scarichi, fa presto in teoria, ecco, e lo installiamo. Una volta installato lo dobbiamo attivare, infatti ci arriva una notifica, il modulo Exposed non è attivato, vabbè, clicchiamo sulla notifica e lo attiviamo, spuntiamo praticamente, lo spuntiamo. E una volta fatto ciò, un'altra volta riavviare il telefono, così perdiamo un altro bel po' di tempo. Riavviamolo. Perché si attivi il modulo. Aspettiamo gli anni. Parte seconda. Una volta riavviato per l'ennesima volta il telefono, andiamo nell'applicazione Gravity Box. Troveremo subito impostazioni trasparenza. Andiamo in questa sezione, ora giro il telefono per farvi vedere meglio le scritte, che così non si tagliano. Trasparenza della status bar per il launcher, la mettiamo al 100%. E anche per la lock screen dopo vi farò vedere, c'è un piccolo problema, ve la scegliete voi dopo vi spiegherò meglio, vedrete il risultato. Intanto la mettiamo al 100% anche questa. Navbar, vabbè, se avete un Nexus la mettete, noi non abbiamo la navbar quindi non ha senso. E da notare, gestione trasparenza richiede riavvio, terza volta, riavviamo il telefono per la terza volta. Potete vedere anche voi il risultato della barra trasparente, la barra di stato trasparente, e il piccolo problema che vi dicevo nella lock screen è questo qua. Vedete che
la barra di stato è più trasparente, cioè diciamo lo sfondo del blocco a schermo è più scuro rispetto alla home. E infatti vedete che, vabbè, avete capito, nel senso vedete che è più luminosa, quindi dovremmo cercare un compromesso nella trasparenza della barra di stato, nella lock screen, per farlo sembrare più continuo possibile con lo sfondo. Ed anche per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividetelo e fate così con il video. Buon anno a tutti e buon ricaggio e ci vediamo ad un prossimo anno. Anno? Alla fine. Quanto? Invece il prossimo anno, che poi non è altro che il giorno successivo ad oggi.